Ragazzi, oggi vi propongo un allenamento Tabata con focus sulla parte addominale. Il lavoro sarà diviso in 40 secondi di lavoro attivo e 20 secondi di recupero per un totale di 12 round. In questi 12 round ci saranno da dividere 3 esercizi. Quindi si faranno questi 3 esercizi in maniera consecutiva, ovviamente ripetuti per 4 volte. Allora, primo esercizio prevede l'utilizzo di una bottiglia. Più la bottiglia è piccola, più l'esercizio risulterà facile. In questo caso ho una bottiglia da 1,5 litri, quindi leggermente più grande. La poniamo davanti a noi. Ora, posso fare questo esercizio in due varianti, una un po' più facile e una un po' più difficile. La variante facile prevede le mani poste dietro di noi, appoggiate, gambe distese. Ora, il mio obiettivo è quello di portare le gambe sopra l'ostacolo da una parte all'altra. Questo esercizio. Se voglio renderlo leggermente più difficile, tolgo le mani dietro la nuca e faccio il medesimo lavoro. Massimo numero di ripetizioni. Secondo esercizio, mi metto in questa posizione. Gambe distese sopra la testa. Ora, il mio obiettivo non è solo quello di andare in crunch, ma di andare a toccare le punte delle dita, quindi movimento verso l'alto, su, su, su. Qua l'obiettivo è di tenere le gambe più fisse possibile. Tu devi solamente andare a lavorare con l'addominale, cercando di fissare le gambe, su, su, su. Terzo esercizio, plank. Mi raccomando la retroversione del bacino. Se voglio renderlo un po' più difficile, appoggio il dorso del piede. Prima versione, appoggio gomiti, mi metto in posizione, retroversione e rimango in posizione. Oppure, appoggio il dorso del piede, posizione, retroversione e rimango fermo in posizione. Quindi, sono solamente questi tre esercizi, ovviamente ripetuti per 4 volte. Ripeto, 12 round, 40 secondi on, 20 off. Questo è l'allenamento giornaliero che vi propongo e mi raccomando ragazzi, state in forma. Ciao a tutti!